grazie a te e agli amici del Limes Club Trieste per questa nuova opportunità di parlare via della seta. Oggi Trieste, e quindi l'Italia, è oggetto di una partita che la sorpassa, ci sorpassa molto e di cui forse non siamo pienamente coscienti. Via Trieste, ma anche a Roma in generale, siamo chiamati a delle scelte a cui non siamo abituati, anche perché gli italiani odiano scegliere e quindi in genere vengono scelti. E però dobbiamo essere consapevoli di questo, altrimenti non capiamo di che cosa stiamo parlando e poi magari ci troviamo di fronte a qualche sorpresa. E allora vorrei spiegare in che misura qui a Trieste si gioca una parte non irrilevante di una partita davvero globale, nel senso che investe le due principali potenze al mondo, gli Stati Uniti d'America e la Cina, che in questa fase, è bene ricordarlo a noi stessi, sono in rotta di collisione, sono in una sorta di guerra fredda che rischia anche in un tempo non lontanissimo di tralignare in qualcosa di peggio se non verranno raggiunti dei compromessi e degli accordi che possono evitare delle sciagure. Le vie della seta non sono semplicemente un progetto economico e commerciale, anche se evidentemente la base è quella, ma sono un vero e proprio marchio della Cina nel mondo, cui il presidente Xi Jinping ha messo la sua impronta personale. In realtà è un progetto che evidentemente risale a molto prima, ma che ora ha una sua particolare, speciale importanza nel modo in cui la Cina si presenta al mondo e si presenta anche all'Italia. Venendo dall'aeroporto ho visto qualche manifesto che me lo ha ricordato. È chiaro che le vie della seta sono innanzitutto, come dicevo, un progetto economico-commerciale che è dettato da alcune necessità economiche, per esempio di sovrapproduzione in Cina, quindi della ricerca di nuovi mercati, che sono evidentemente fondamentali per la crescita dell'economia cinese e quindi anche per la legittimazione del potere in Cina, che è largamente basata sulla performance economica che ha portato, anzi ha trasformato un paese fino a poco tempo fa molto arretrato in una grande potenza economica, anche se al suo interno con delle notevoli differenze. Infatti una delle ragioni più geopolitiche che economiche delle vie della seta è una ragione di geopolitica interna cinese, cioè nel senso di ridurre il gap tra la Cina oceanica affacciata sul Pacifico e naturalmente molto più sviluppata e ricca, e la Cina dell'interno, in particolare il nord-ovest, ancora più specificamente il Xinjiang, una regione anche turbolenta sotto il profilo geopolitico e strategico, da dove dovrebbero diramarsi per esempio le linee di base delle linee della seta ferroviaria e poi quelle verso il Pakistan e verso l'Oceano Indiano. Quindi una ragione economico-commerciale generale, una ragione geopolitica interna e poi più in generale l'idea che la Cina, attraverso questo collegamento, che poi naturalmente può essere inteso in modi molto flessibili, in sostanza la via della seta è quello che decido che sia, non è un progetto cartesiano, fisso e determinato, attraverso questo progetto si afferma lo sviluppo della Cina nel mondo e anche la sua presenza nel mondo, perché per esempio costruire le infrastrutture, costruire i porti e quant'altro implica una presenza di manodopera cinese in territori stranieri, implica quindi dal punto di vista cinese la necessità di proteggerli, implica anche poi delle conseguenze di carattere militare, vedi per esempio la prima base cinese all'estero a Gibuti, che è rappresentata in questa carta, dove fra l'altro Gibuti, in uno spazio veramente minimo, non molto più grande di questa città, si trovano le basi delle principali potenze militari al mondo, tra cui anche una base italiana. Perché? Perché siamo a Bab el Mandeb, cioè siamo in uno dei famosi colli di bottiglia, in particolare quello che porta dall'Oceano Indiano attraverso il Mar Rosso verso Suez e verso il Mediterraneo, colli di bottiglia che sono evidentemente gli snodi strategici del commercio e in cui le grandi potenze cercano di mantenere un certo grado di controllo.
Più in generale possiamo dire che attraverso questo progetto la Cina vuole diventare, da paese che subisce le regole altrui, in particolare le regole americane e occidentali costruite dopo il 1945, a paese che partecipa della produzione di nuove regole basate sui propri interessi nazionali, come è normale che sia. Ed è questo che spiega anche la ostilità sempre più evidente, che in realtà secondo me i cinesi hanno colto con qualche ritardo, degli Stati Uniti d'America rispetto a questa crescita della Cina. Negli Stati Uniti, al di là dei partiti e delle opinioni politiche, c'è un consenso molto forte in chiave anticinese, in particolare si accusano i cinesi di avere in qualche modo saccheggiato le tecnologie americane, di essersi, come dice Trump, approfittati dell'America, di avere in qualche modo anche approfittato della distrazione, chiamiamola così, molto lunga degli americani per una vicenda strategicamente minore come la cosiddetta guerra al terrorismo, che ha permesso alla Cina sostanzialmente di crescere in maniera anche notevole in un momento in cui gli americani pensavano a prendere Bin Laden, non vedendo evidentemente la differenza di volumi fra i due dossier. Questa partita riguarda evidentemente Trieste, che qui naturalmente vi taccio perché ci siete voi, ci sono persone più esperte che entreranno nel merito della questione del porto di Trieste. Io voglio semplicemente in pochi minuti inquadrare questa vicenda di Trieste in questo scontro fra Cina e Stati Uniti, perché effettivamente questo scontro oggi riguarda, certamente non in maniera decisiva, ma riguarda anche questa città e quindi riguarda anche l'Italia. Voi sapete che l'Italia è candidata, si è in qualche modo proposta come paese firmatario del Memorandum of Understanding che immette il nostro paese nel circuito delle vie della seta. Si tratta sostanzialmente di un documento più simbolico che pratico, però come tutti i simboli ha un effetto. L'Italia, essendo in questo caso, se lo firmerà, il primo paese del G7 a firmare un memorandum of understanding con i cinesi sulle vie della seta, evidentemente dà un segnale. È molto evidente che questo segnale non piace affatto agli americani e ce l'hanno fatto capire in tutti i modi, tanto è vero che già a novembre, quando Di Maio sembrava pronto a firmare il memorandum, è stato tirato per la giacchetta all'ultimo istante, gli è stato fatto presente che non era gradito, e adesso per esempio, come sappiamo, era stata allestita già in pompa magna una visita del presidente cinese in Italia, che ora non è più così sicura come pareva poco tempo fa, perché in Italia ancora non abbiamo preso una decisione, almeno per quanto ne so io, chiara riguardo al memorandum, ma riguardo più in generale al nostro atteggiamento nella partita russo-cinese. Perché noi italiani, quando c'è da scegliere fra due parti, pensiamo di poterle scegliere entrambi, ma questo non funziona nella vita pratica. Tu devi trattare con tutti, evidentemente, possibilmente anche in maniera conseguente, non improvvisata, e possibilmente anche con una centrale strategica e non con degli inviati che vanno in giro per il mondo magari dicendo cose diverse. Questo evidentemente ci mette in una seria difficoltà, il nostro governo, il nostro paese e questa città. Che cosa vuol dire? Che in questa partita Trieste è una delle poste in gioco e le vie della seta sono una delle poste in gioco. Perché dico questo? Perché per esempio l'obiezione che ci viene fatta dagli americani è di dire, vabbè, insomma, noi alla fine, se fate lo sbucco a Trieste piuttosto che altrove, ci interessa, sì, ma ci interessa relativamente, anche se su Trieste gli americani ritengono di avere, in base anche a quello che è stato deciso dopo la Seconda Guerra Mondiale, una sorta di, di privilegio particolare, cioè il carattere di Trieste Porto Franco, il carattere di Trieste, la singolarità anche di Trieste nel contesto italiano e comunque nel contesto NATO è evidentemente qualcosa che... Ma quello che davvero preoccupa gli americani è il fatto che la Cina sia entrata sul mercato italiano accaparrandosi delle risorse strategiche, in particolare nel campo delle alte tecnologie e ancora più specificamente nel campo del 5G, cosa che evidentemente è molto più preoccupante dal punto di vista americano, perché lì sono veramente, è quella la partita
fondamentale che si gioca in questa fase sulle tecnologie fra Stati Uniti e Cina, e quindi la presenza di Huawei piuttosto che ZTE e così via, e la disponibilità, o meglio la incoscienza italiana nel trattare questo, questo dossier, evidentemente ha provocato delle reazioni, così come ha provocato e sta provocando delle reazioni in Cina, perché dicono: vabbè, insomma, voi continuate a fare quello che avete sempre fatto con noi, cioè ci dite delle cose, questo risale già agli anni 90, e poi alla fine, quando si tratta di stringere, non le fate. È una situazione molto imbarazzante, ma che ci invita anche a riflettere su una necessità. In questo paese siamo abituati a un certo atteggiamento sulle grandi questioni strategiche in cui praticamente le diverse agenzie o addirittura diverse le singole persone si sentono abilitate a rappresentare l'intero paese, spesso anche a livello diplomatico. I nostri ambasciatori molto spesso non fanno la politica dell'Italia nel paese in cui sono mandati, ma fanno la politica del paese verso l'Italia. Se tu vai in Giappone trovi per esempio una posizione dell'Italia molto anticinese, perché i giapponesi non amano la Cina; se vai in Cina trovi una posizione esattamente speculare. Quindi se noi non abbiamo nulla da dire, forse è meglio allora non occuparci di queste cose. Però siccome dobbiamo occuparcene, ci riguardano molto da vicino, io auspico che quantomeno cresca la coscienza della posta in gioco. E poi per quanto riguarda Trieste, dato che poi conosco e stimo molto anche l'amico Zeno, dato che la cosa è andata molto avanti, aggiungo anche per merito dell'autorità, ma in generale della città, sarebbe davvero un grosso peccato, me lo permetterà Luciano di usare un termine con un sottofondo religioso, sì, sarebbe un grosso peccato per questa città, ma anche per l'Italia, se la cosa dovesse, come qualcuno dice, finire in un, diciamo, in un cesto più grande e magari essere anche o ridotta di dimensioni o addirittura stroncata. Quindi la lezione che noi possiamo e dobbiamo trarre, credo, come Italia, non solo come Trieste, è che quando partecipiamo a queste partite dobbiamo esserne all'altezza. Altri paesi, anche più piccoli del nostro, lo sono stati, non è che anche paesi dell'Alleanza Atlantica, che però hanno avuto l'accortezza di trattare su entrambi i fronti e di capire fin dove potevano andare da una parte e fin dove potevano andare dall'altra, e che cosa potevano eventualmente scambiare. No, penso per esempio ai polacchi, ai baltici e così via, che hanno fatto accordi con la Cina, ma dopo avere fatto già degli accordi con gli americani, perché non è che appartengono alla Luna, ma appartengono all'Alleanza Atlantica, cioè all'impero americano. Quindi è chiaro che non, dal punto di vista del padrone di casa, cioè degli Stati Uniti, questo non può passare diciamo in seconda linea. Vabbè, credo di avere provato a inquadrare i termini complessivi di una partita che ci riguarda, a voi riguarda ancora più direttamente, e io credo che sia una partita che possiamo e dobbiamo ancora giocare, e mi auguro soprattutto per Trieste, ma anche per il mio paese, di cui Trieste è parte, anche se guardando le infrastrutture non sembrerebbe, che effettivamente si possa arrivare a una conclusione positiva per questa città.